Allora, siamo con il presidente Micillo del CONI Liguria, il delegato Roberto Pizzono del CONI Savona. Mi hanno colpito le parole in particolare del presidente Micillo sulla rapidità con il quale questo meeting è cresciuto. Poco più di una decade, però c'è il meglio che l'atletica italiana non solo può rappresentare. Eh sì, noi tutti stavamo parlando, no, di questa splendida iniziativa, di questo splendido evento, ma il fatto veramente singolare è che siamo solo all'11ª manifestazione, edizione, quindi è una giovanissima manifestazione sportiva ed è cresciuta in modo esponenziale ed è evidente che se questo accade c'è una città dietro le spalle che ha dato il suo contributo, ma ci sono degli organizzatori, in questo caso un nome, Marco Mura, che è una persona straordinaria di grande capacità, volontà e competenza. Quindi un mix con gli sponsor, con l'amministrazione comunale e con gli organizzatori che ha permesso in soli 11 anni arrivare a livello mondiale. Pizzorno, invece, l'amministrazione ha sottolineato l'importanza di integrare nel tessuto cittadino questo evento, di non lasciarlo solamente, come dire, limitato alla Fontanassa, ma far sì che tutta la città lo possa abbracciare. Sì, diceva che Savona virtualmente abbraccia questa manifestazione, anche se purtroppo per limite dei posti tante persone non potranno essere presenti a questo evento, ma abbiamo la fortuna che questa manifestazione viene trasmessa su Rai 2. Quindi Savona ha un giorno importante, ci sarà un bel Savona Day per l'atletica, una giornata importante, una giornata di festa, una giornata di festa dello sport. E grazie a Marco Mura siamo riusciti, partendo proprio da delle gare a livello, diciamo, regionale, siamo arrivati ad essere come meeting di 65esimo nel mondo.